siate promotori di fraternità. È il compito affidato dal Papa ai 9 nuovi ambasciatori presso la Santa Sede che hanno presentato oggi le lettere credenziali. La dolorosa lezione della divisione e dell'odio ci insegna anche che la pace è sempre possibile, ha assicurato il Pontefice. Approvate dall'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana le linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Cura dei più piccoli, ascolto e prevenzione, il presidente della CEI, il cardinale Bassetti, avremo molti più strumenti per verifiche, no a criteri di ammissione facile al sacerdozio. Al via da oggi l'Assemblea Generale della Caritas Internationalis fino al 28 maggio, riflessioni sul tema Una famiglia umana, una sola casa comune con 450 delegati. Tra le novità i forum dedicati ai giovani e quello dedicato alle donne. 9 ambasciatori con la presentazione delle lettere credenziali sono diventati questa mattina in Vaticano rappresentanti diplomatici presso la Santa Sede. I loro paesi sono Thailandia, Norvegia, Nuova Zelanda, Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau, Lussemburgo, Mozambico ed Etiopia. All'inizio della nuova responsabilità il Papa ha rivolto loro un breve discorso in cui li ha assicurati della sua preghiera e della sua collaborazione e di quella dei diversi uffici della Santa Sede. Dal Pontefice l'invito a essere promotori di fraternità. L'urgente necessità di essere attenti ai più poveri dei nostri cittadini è un chiaro dovere che si esprime in modo eloquente quando nel rispetto delle legittime diversità ci uniamo nel promuovere il loro sviluppo umano e integrale. Questa unione ha un nome concreto: fraternità. Tra le più grandi minacce al vivere insieme in armonia, Francesco ha indicato la violenza e i conflitti armati. Tuttavia, la dolorosa lezione della divisione e dell'odio ci insegna anche che la pace è sempre possibile. La risoluzione dei conflitti e la riconciliazione sono segni positivi dell'unità che è più forte della divisione e della fraternità che è più potente dell'odio. Infine dal Papa l'elogio agli sforzi della comunità internazionale per superare situazioni di conflitto armato e per creare percorsi di pace e vedere come il dialogo fraterno sia indispensabile per raggiungere questo prezioso traguardo. Cura e protezione dei più piccoli e vulnerabili come valori supremi da tutelare, ascolto delle vittime e la loro presa in carico, l'impegno per sviluppare nelle comunità una cultura della protezione dei minori di cui è parte la formazione degli operatori pastorali, sono alcune delle linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili approvate dall'Assemblea Generale della CEI che si è conclusa oggi. Ruotano attorno ai 3 interventi di Papa Francesco, la lettera al popolo di Dio del 20 agosto 2018, il discorso conclusivo al summit dei presidenti delle conferenze episcopali del 24 febbraio 2019 e al motu proprio Vos Estis Lux Mundi del 7 maggio 2019. Viene chiesta una selezione prudente dei candidati agli ordini sacri e alla vita consacrata. Si propone la collaborazione con l'autorità civile nella ricerca della verità e nel ristabilimento della giustizia. La scelta della trasparenza sarà sostenuta attraverso un'informazione attenta a evitare strumentalizzazioni e parzialità. La prevenzione è affidata a strutture e servizi a livello nazionale, interdiocesano e locale. Noi avremo molti più strumenti anche per fare le verifiche agli interni dei seminari, delle nostre norme guida. Ci avvaleremo molto di più delle scienze umane, psicologia, psichiatria, pedagogia, per vedere di capire le persone. Non avremo criteri di ammissione facile al sacerdozio perché c'è bisogno di preti. Tutti vadano a votare, perché chiunque vinca queste elezioni, e non mi esprimo chi le debba vincere o chi non le debba vincere, sarà una arca di Noè dei deboli se arriverà col 40 e 50%.
Noi dobbiamo fare in modo che l'unione faccia la forza, chi governa abbia la forza di governare, ma se la gente non va a votare, anche chi andrà a governare formerà l'arca di Noè dei deboli. È il voto della gente che ti rende forte. Al via da oggi a Roma la 21ª Assemblea Generale della Caritas Internationalis, presentata stamani in Sala Stampa Vaticana fino al 28 maggio. La riflessione sarà incentrata sul tema Una famiglia umana, una sola casa comune. Sono 450 i delegati che parteciperanno all'Assise, che si svolge ogni 4 anni. Una delle novità di questa plenaria sarà il forum dedicato ai giovani e quello dedicato alle donne. A parlarne in conferenza stampa il presidente, il cardinale Luis Antonio Tagle. Questo è molto importante per la Caritas, e per il mondo e per la Chiesa. Il ruolo dei giovani nella vita della Chiesa e anche per la cura della nostra casa comune. Ringraziamo il Sinodo dei Vescovi per i giovani, no? Ha dato un impulso anche alla Caritas. Ieri anche il forum delle donne, no? Non c'è un discorso adeguato sull'umanità senza la dignità umana delle donne e della loro partecipazione. L'Assemblea di Caritas Internationalis eleggerà un nuovo segretario generale, un nuovo tesoriere e altri responsabili. Tra gli altri partecipanti, Graziano da Silva, direttore generale della FAO, e il cardinale Pietro Barreto, arcivescovo di Huancayo in Perù e presidente della REPAM, la rete della Chiesa Cattolica che difende i diritti delle popolazioni dell'Amazzonia. Il 2019 è già uno degli anni più sanguinosi per i cristiani, che ogni settimana sono vittime di attacchi in varie parti del pianeta. In Burkina Faso, alcuni giorni fa, un gruppo jihadista ha attaccato una parrocchia, uccidendo 6 persone. Giorni dopo, altri 4 cristiani sono stati uccisi durante una processione. In Niger, il missionario italiano Pierluigi Maccalli rimane da 8 mesi nelle mani di un gruppo islamista. La situazione non è molto migliore in Nigeria, dove alla violenza di Boko Haram si aggiunge quella dei pastori Fulani. In Medio Oriente, nonostante la sconfitta militare dello Stato Islamico, l'ideologia jihadista persiste in vaste aree della Siria e dell'Iraq. E in Sri Lanka si sta ancora cercando di recuperare la normalità dopo i terribili attacchi di Pasqua. La persecuzione religiosa non conosce confini e non rispetta alcun credo. Può colpire chiunque. Purtroppo stiamo assistendo ad un aumento della persecuzione in tutto il mondo. Ma la buona notizia è che ci sono sempre più governi e istituzioni civili e religiose che stanno cercando di rispondere insieme a questa sfida. Lo ha spiegato Notams, esperto di minoranze religiose presso il governo degli Stati Uniti, nel corso di un incontro a Roma in cui si è riflettuto sulla libertà religiosa, una delle libertà più violate in tutto il mondo. Nel mondo di oggi si assiste ad un disprezzo generale per la religione. Quella religiosa è una delle libertà che attualmente godono della minore considerazione e che sembra tra le meno importanti. Ecco perché la persecuzione è comune a tutte le religioni. Sor Claire Jardine appartiene alla congregazione di Nostra Signora di Sion, un ordine religioso specializzato nel dialogo con il popolo ebraico. La religiosa avverte che l'antisemitismo è ancora molto presente. Molti ebrei adesso hanno paura di indossare i loro abiti religiosi, come la kippa nel caso degli uomini. Hanno anche timore di collocare sulle porte la mezzua, quel piccolo astuccio che contiene alcuni versetti delle scritture, secondo una tradizione ebraica. A causa della persecuzione sono preoccupati di fare queste cose, di mostrare la propria identità. La ripresa dell'antisemitismo in molti paesi è una delle tendenze che preoccupano particolarmente Francesco. Il Papa ha ricordato a più riprese che un cristiano non può essere antisemita, perché le radici sono comuni.